Se la Serie A diretta è stata abbandonata, ora il Pescara non vuole farsi scappare l'obiettivo, classifica alla mano più alla portata, dei play-off. Per farlo i biancazzurri hanno bisogno di ritrovarsi e tornare a correre. Un punto nelle ultime tre partite, questo è il recente magro bottino. La fase decisiva del campionato è iniziata con una sconfitta senza attenuanti a Lecce, ma soprattutto nelle ultime prestazioni il Delfino ha denotato confusione e perdita di quelli che erano i principali punti di riferimento sotto il profilo tecnico-tattico. Una preoccupazione confermata anche dal tecnico Beppe Pillon, che nel post partita di Lecce ha candidamente ammesso: durante la settimana hanno fatto tutti bene, arrivi la domenica poi si perde questa veemenza che metti durante l'allenamento. È da capire queste motivazioni, da capire il perché, ma soprattutto capire cosa ci sta succedendo, perché in questo momento non stiamo giocando ai nostri livelli. Che sia un bene o un male tornare subito in campo lo si capirà soltanto domani sera. Certamente il match del turno infrasettimanale all'Adriatico Cornacchia contro il Palermo dovrà dare tante risposte e dovrà far capire se il Pescara è pronto a rialzarsi, ritrovare le proprie convinzioni e soprattutto fare quei punti necessari a blindare i play-off. Per il match contro il Rosanero, che sarà diretto da Nasca di Bari, Pillon sarà privo di Campagnaro, alle prese con le consuete noie muscolari, e Marras appiedato per un turno dal giudice sportivo. Rifinitura a porte chiuse all'Adriatico Cornacchia, dubbio modulo, ma vanno verso il rientro dal primo minuto i vari Balzano, Gravion, Del Grosso e Monachello, mentre Brugman tornerà ad agire nel classico ruolo di regista, panchina per Bruno. Dopo il pari di Cosenza, il Palermo è stato scavalcato al secondo posto dal Lecce. Nella conferenza pre-gara, però, il tecnico Roberto Stellone non si è fasciato la testa, cercando di lanciare segnali di tranquillità e sicurezza in vista della volatona finale. A Pescara, però, i rosanero saranno falcidiati dalle assenze, squalificati Nestorowski, Rajkovic e Bellusci, infortunati Falletti, Salvi e Ciocev, solo panchina per Murawski. Stellone tornerà al 4-3-1-2, in porta ci sarà Pomini, preferito a Brignoli, in difesa gireranno Rispoli, Pirrello, Sciminski e l'ex Mazzotta, mediana con Iaialo, Asse e Fiordilino, Trajkovski alle spalle di Moreo e Puskas. Così Stellone dopo la rifinitura. È un'emergenza, ma nell'emergenza una squadra forte che vuole provare a vincere il campionato deve pensare positivo, quindi abbiamo messo giù una bella formazione secondo me per poter fare un'ottima partita. Insomma, non ci deve prendere l'assillo che il Lecce ci ha superato, che il Brescia ha vinto, perché tra due domeniche può essere che cambia tutto. Pensiamo a noi, pensiamo a nelle prossime quattro partite a fare 8 punti e cercare da farle il prima possibile. Incontriamo una squadra che è in lotta per i playoff. La domenica dopo abbiamo, 4 giorni dopo, una partita importantissima col Verona, così come quella dopo col Benevento. Dopo, secondo me, le restanti 4 partite, se 5 partite, possiamo recuperare magari quei punti che oggi potrebbero distanziarci l'eventuale Brescia, l'eventuale Lecce. E non dobbiamo assolutamente farci film strani di quello che è successo l'anno scorso.